diciamo, non voglio portare le istanze dei valutatori, ecco, però questa riflessione, mi, cioè questa sede mi ha fatto fare qualche riflessione sui ruoli, sulle missioni, diciamo, anche su cosa deve fare il valutatore. Beh, io credo che pensandoci e alla luce di quello che abbiamo detto oggi, a me viene in mente che comunicare e valutare sono due mestieri diversi, che devono essere fatti da soggetti diversi. Il valutatore ha la missione di valutare, dove valutare, io credo, non sta solo nell'osservazione, insomma, se guardiamo le quattro fasi della valutazione, strutturazione, osservazione, analisi, giudizio, l'attività del valutatore non si ferma all'osservazione, e in questo senso io, pur intuendone le potenzialità, ancora faccio fatica a capire l'utilizzo del video come elemento di valutazione e non di comunicazione soltanto, perché quello, diciamo, visto così sembra un'attività di osservazione, purtroppo diventa attività di giudizio e di analisi e di giudizio attraverso tecniche che ho l'impressione che noi valutatori mediamente non padroneggiamo. Parlo di tecniche di regia, parlo di tecniche di montaggio che fanno il giudizio, cioè l'osservazione è quella che viene fatta attraverso le telecamere registrando quantità di ore, facendo quantità di ore di filmati. Poi però il giudizio avviene appunto con strumenti che normalmente sono al di fuori della nostra portata e rischiano di semplificare il messaggio, ma semplificarlo in una maniera che sfugge dal nostro controllo come valutatori. E vorrei fare questo esempio, insomma, diciamo, da una parte c'è la valutazione e dall'altra ci sono professionisti che da anni, da secoli vorrei dire, fanno comunicazione, che sanno come farla. Mettiamo a confronto una valutazione con uno dei programmi di Rai 3 della domenica sera, faccio per dire Report, ecco, quello è un caso molto efficace, lo si vede dal pubblico, di comunicazione diretta, di notizie basilari come quante persone, quanti euro paga ciascuno per la politica rurale, apparentemente semplice, di grande impatto e che però diciamo difettano proprio di quello che dovrebbe fare il valutatore, cioè un'analisi accurata dei dati, delle evidenze, un confronto e, diciamo, evitare di cadere in certi trabocchetti. Allora, concludendo, io dico probabilmente il valutatore deve dare, nella maniera più semplice possibile e più rintracciabile, più riconoscibile possibile, al proprietario, a quello che è il proprietario, quello che dà dal mandato di valutazione, cioè tipicamente l'autorità di gestione, deve dare gli strumenti e deve naturalmente prestare la sua collaborazione per le attività di comunicazione. Ma poi non ha neanche il valutatore in quanto tale, finisce là il suo ruolo, perché è poi l'autorità di gestione o comunque il committente della valutazione che decide a chi comunicare e come comunicare. Il valutatore gli viene dietro, diciamo, per quello che sono le sue competenze. Ecco, in questo senso dico, non confondiamo l'attività del valutatore con quella di chi comunica. Buongiorno a tutti, io sono Chiara Sumiraschi di Gruppo Class, faccio il valutatore indipendente da molti anni. In realtà mi sono occupata di sviluppo rurale solo all'inizio, ora mi occupo più di competitività. Però volevo condividere con voi quest'idea che ho da un po' di tempo. Tra gli strumenti di metodologia della ricerca sociale che noi valutatori utilizziamo ci sono le interviste, ci sono i focus group e quando li usiamo in modo rigoroso dovremmo sbobinare tutte le interviste e quant'altro. Perché non possiamo pensare che invece di mettere delle citazioni in forma scritta possiamo tirare fuori degli estratti come video, proprio per comunicare più semplicemente
al grande pubblico, sicuramente magari le buone pratiche, non è una valutazione completa, ma sicuramente ci consente, se vogliamo diffondere alcuni risultati di concerto con le amministrazioni, di essere rigorosi ma allo stesso tempo comunicativi. Questa è una discussione che c'è ad esempio anche all'interno dell'INEA, diciamo, sulla comunicazione delle attività di ricerca. L'obiettivo non è confondere i ruoli, è capire, diciamo, quanto, diciamo, i risultati delle nostre attività di valutazione sono effettivamente fruibili all'esterno, quanto, diciamo, l'elemento fruibilità all'esterno è, diciamo, un elemento della committenza, cioè quanto è importante per le autorità di gestione che questo prodotto della nostra attività sia fruibile e, diciamo, quanto siamo in grado di trasferirlo. Poi sta, diciamo, alle autorità di gestione, ai valutatori, ai comunicatori creare, diciamo, quelle condizioni di integrazione delle diverse competenze e professionalità all'interno di gruppi di lavoro che possono essere internalizzati nel valutatore o missi valutatore, autorità di gestione, comunicatore. Però, diciamo, il problema è comunque riuscire a trasferire, diciamo, e rendere fruibile maggiormente il risultato della valutazione. In più mi sento di condividere l'ultima riflessione, dove in realtà il video non è semplicemente un elemento di comunicazione, ma diventa a tutti gli effetti uno strumento, diciamo, nella cassetta degli attrezzi del ricercatore, diciamo, quello che poi, diciamo, i valutatori sono. Salve a tutti, sono Fabrizio Tenna e mi occupo in particolare di valutazione del leader. Per cui, rispetto a quello che dicevano Gustav e John, mi sono ritrovato su molte cose. E anche quest'ultimo intervento di Alessandro in realtà ha anticipato alcune mie considerazioni. Cioè, sono convinto che, così come se abbiamo di fronte un valutatore che grugnisce, ha bisogno di un facilitatore nel momento in cui, non lo so, deve fare delle tecniche particolari, così, essendo un linguaggio differente, quello del video, il valutatore debba anche usufruire di competenze che non sono sue e intervenire magari proprio nel momento in cui si tratta di montare. La riflessione che invece mi veniva da fare era la seguente, cioè io mi rendo conto che abbiamo un gap grosso di comunicazione nel momento in cui ci fossilizziamo sul rapporto, cioè se il rapporto diventa il prodotto finale di un processo che non ha mai previsto una partecipazione, gioco forza la comunicazione diventa essenziale, no? Diventa essenziale perché quello è l'unico modo in cui in qualche modo dobbiamo dare conto, e non solo dare conto, e anche garantire che questo dare conto generi un processo di apprendimento. Cioè io non penso che dobbiamo sempre ragionare come se fossero due aspetti separati, il learning e l'accountability, no? Quando si fanno dei processi di partecipazione, in realtà queste due cose te le porti dietro, cioè fai ragionare tutti insieme, diciamo, gli stakeholders di questo processo di valutazione rispetto a un'attività di valutazione che cerca di dar conto e facendoli ragionare in termini di ok, cosa ho imparato, cosa dovrò fare nel futuro. In questo il ruolo del valutatore, secondo me, è fondamentale, e fondamentale, mi rendo conto, che è garantirlo il più possibile nell'ambito della valutazione, per fare in modo tale che nel momento in cui faccio il rapporto, quello che scrivo è un qualcosa che arriva già, come dire, condiviso da una larga platea di stakeholders, e quindi il problema del dare conto diventa un problema di comunicazione di un altro tipo. Cioè, io sono dell'idea che poi molto spesso tutto frani anche l'attività di valutazione nel momento in cui è un'attività di valutazione, questo forse è il rischio delle tecniche di partecipazione, quando sono troppo personalistiche. Io devo riuscire a dare delle risposte che siano capite indipendentemente dalla persona che ha fatto parte del processo di valutazione, e quindi diventa fondamentale in quel caso la comunicazione, cioè riuscire a comunicare al politico che cambia, al funzionario che cambia e diventa responsabile di un servizio che diventa fondamentale per la nuova programmazione,
i risultati della valutazione. Da alcune cose che sono state dette in questi ultimi frangenti, mi viene una domanda da porre, ma noi siamo convinti, diciamo, che anche il prodotto più strettamente di accountability, cioè quello che noi restituiamo alla commissione o all'autorità di gestione come valutatori, non abbia bisogno di essere meglio comunicato, non abbia bisogno di, diciamo, forse non so se è il video, diciamo, lo strumento più idoneo, se è il video partecipato, che ovviamente richiede, diciamo, la partecipazione di quegli attori, no, nella fase di valutazione. Però io ho l'impressione che degli strumenti di comunicazione più moderni servano, diciamo, anche per questi soggetti, e io mi metto tra questi soggetti, perché come rete subiamo positivamente la valutazione del programma. Abbiamo necessità di qualcosa che sia più fruibile, e questo non è detto che allontani poi, diciamo, dall'analisi fatta bene, dalla correttezza della discussione a livello istituzionale. Vi porto un esempio di una cosa che abbiamo fatto recentemente con Enea come attività non rete. Abbiamo fatto un seminario nell'ambito delle celebrazioni per l'Unità d'Italia sui 150 anni delle bonifiche idrauliche in Italia. L'evento, diciamo, ha avuto il suo spessore istituzionale, ha avuto la sua parte di comunicazione attraverso una mostra fotografica e ha avuto una parte, diciamo, se vogliamo, anche più di comunicazione allargata attraverso uno spettacolo teatrale che ripercorreva, diciamo, gli anni iniziali della bonifica in Italia. Questo evento non ha tolto nulla, diciamo, alla parte, diciamo, di comunicazione istituzionale e alle cose che si volevano raccontare, diciamo, a soggetti non grande pubblico, non cittadini, ma, diciamo, a soggetti che tecnicamente conoscono a perfezione quelle materie. Però gli si voleva comunicare qualcosa in più, e questo è stato sicuramente aiutato e supportato da altri strumenti di comunicazione. Per cui la domanda è: esistono, diciamo, a vostro modo di vedere, anche degli altri strumenti di comunicazione per soggetti più istituzionali? Mi venivano in mente, insomma, sentendo tutta questa discussione, ogni tanto devo ammettere, mi sono anche un po' persa fra chi deve fare cosa, perché chi comunica o meno. E la prima riflessione veniva che forse finora nella valutazione non si sarà mai posto il problema effettivamente della necessità di comunicare. Credo che sia importante che nella valutazione si inseriscano domande che aiutino poi magari il comunicatore a individuare le cose giuste magari da comunicare o su cosa puntare. A me è capitato spesso di leggermi le valutazioni per cercare buone pratiche, spunti per costruire sistemi, poi per avere quella base dati utile da divulgare, per magari mettere in evidenza la trasparenza delle azioni delle politiche e così via. E continuo a dire che c'è un gap fra quello che ancora viene chiesto in termini di valutazione e quello che poi effettivamente, no, va valutato nel leader. Questo è un problema fortissimo. Il sistema di valutazione, comunque, anche a livello comunitario, e quello che poi effettivamente è il leader, sono due cose diverse. Le domande stesse non sono adeguate. In più, ora si pone il problema effettivamente forse di porre delle domande che aiutino poi magari chi fa comunicazione. Allora qui vedo la necessità di un rapporto forte fra chi fa comunicazione e dovrà usare video, altri strumenti di varia natura, perché non ci sono solo video. E quindi anche iniziare forse a inserire le domande giuste per raccogliere alcuni tipi di informazioni. E la seconda cosa che mi viene un po' e mi fa un po' sorridere, perché vengo da sociologia, e per l'uso dei metodi di indagine, per noi è una questione molto forte. Tantissimi anni fa, almeno, c'era ancora il problema dell'uso, per esempio, delle storie di vita. Il dibattito che si sta sviluppando ora, per esempio, per un valutatore, è: che uso faccio del video, no? È rigoroso, non è rigoroso, è scientificamente valido o meno? Il video è assolutamente un metodo di indagine, chiaramente se impostato in una determinata maniera. Credo che possa essere uno strumento validissimo, così come lo sono stati alcuni metodi qualitativi della sociologia.
pongono un nuovo problema di tipo metodologico per il valutatore, probabilmente ampliare anche lo spettro di alcune competenze, ed è un uso completamente diverso chiaramente da quello che ne deve fare il comunicatore. Parliamo di tecniche, no, e di prodotti completamente diversi. Queste sono alcune delle considerazioni, ma ce ne avrei tantissime, quindi mi fermo qui. Carlo. Sì, grazie. Io volevo aggiungere solo una cosa, perché non riesco a calarmi in questo dualismo valutatore-comunicatore. Cioè, io ragiono un po' da valutatore, e quello che mi preoccupa è la sopravvivenza di questa funzione. Cioè, la valutazione, lasciamo le discussioni sull'ongoing, mid-term, ex-post, è un lavoro utile, punto interrogativo? Se sì, bisogna essere capaci di far vedere questa utilità, se no smettiamo di valutare. E dico questo perché praticamente io sono d'accordo con Eugenio, non è un problema del valutatore come analista, questo è un problema di un sistema di valutazione che è gestito dall'autorità di gestione, naturalmente, che è il primo progettista del suo sistema in realtà, no? Poi chiede aiuto, può chiedere aiuto a vari tipi di specialisti. Però ecco, non sono d'accordo invece sul fatto di dire comunicare non è la missione del valutatore, ma farsi capire è una missione del valutatore. Cioè, poco fa ci siamo trovati nella situazione paradossale, passatemi questo termine, la rendo un pochino più esagerata di quello che era, dove c'era un responsabile della comunicazione di un'autorità di gestione del piano di sviluppo rurale, un famoso valutatore tedesco di piani di sviluppo rurale, una platea di valutatori, e per 3 minuti tutti discutevano delle politiche di sviluppo rurale basandosi sui dati di Farm Subsides, che è un sito di una NGO che rende dei dati più disponibili di quanto fa tutto questo sistema, che costa centinaia di milioni, se non miliardi di euro. Non è possibile arrivare, se no spariamo, se rimaniamo in questa situazione non esistiamo più. Come autorità di gestione sicuramente sono d'accordo sulla necessità di migliorare i report, migliorare comunque gli strumenti di comunicazione dei risultati della valutazione, perché sicuramente i rapporti, e così come gli strumenti che abbiamo adottato fino adesso, non sono sufficienti, non sono adeguati per far capire, per far arrivare i messaggi a tutti. Quindi io su questo sono assolutamente d'accordo, così come anche sulla possibilità di utilizzare strumenti nuovi come video, che possano, tenendo appunto, anche secondo me bisogna stare attenti, perché ci sono due modi, almeno da non esperta direi, di concepire il video. Un conto è un video comunicativo in cui si racconta un po' quello che si è fatto, un conto è un video come strumento proprio di lavoro per la valutazione o addirittura per l'autovalutazione partecipata, secondo quell'esempio che ci era fatto, che mi sembrava molto interessante, dell'Ungheria, che però è ancora tutta un'altra cosa, siamo ancora parecchio più avanti. E diciamo che già se usarlo semplicemente come strumento di comunicazione più immediata, più attrattiva dei risultati della valutazione, già potrebbe essere un obiettivo che ci potremmo porre nel prossimo periodo di programmazione. Quindi sono convinta anche della necessità di prevedere dei report tematici, comunque delle valutazioni a tema più specifiche, di non fare solo un unico grande calderone valutativo, e anche però del fatto che sia il fatto che la valutazione sia considerata utile da chi poi la dovrebbe leggere è figlio, dipende dal livello di partecipazione che c'è dei soggetti in tutte le fasi, dalla programmazione alla attuazione, alla sorveglianza della valutazione, che è l'ultimo degli step. Perché non ci possiamo aspettare che l'utenza, il pubblico, gli agricoltori leggano i rapporti di valutazione così, se prima non sono stati coinvolti, non hanno partecipato attivamente alla fase di decisione e anche a evidenziare qual era la loro richiesta valutativa. Perché chiaramente finora chi esprime la domanda valutativa è essenzialmente l'autorità di gestione, che quindi necessariamente viene anche coinvolto il partenariato, ma almeno nella nostra esperienza non ha mostrato nel precedente periodo di programmazione un grande interesse a esprimere la propria domanda valutativa anche su richiesta. Quindi alla fine noi abbiamo
disegnato la domanda valutativa sulle esigenze conoscitive dell'amministrazione che spesso, ma non sempre, coincidono con quelle magari di altri soggetti che operano sul nostro territorio. Quindi la cosa fondamentale è una maggiore partecipazione in tutte le fasi per rendere poi più fruibile il risultato della valutazione. E infine, per chiudere, volevo dire che tutti questi obiettivi sono molto validi e molto giusti, io li condivido, però dobbiamo fare anche dei discorsi molto concreti, dobbiamo renderci conto di quali sono poi le realtà in cui operano le autorità di gestione, le realtà di scarsità di risorse umane dedicate, cioè da noi io sono una persona a tempo parziale che si occupa di valutazione, ma parzialissimo, cioè non ci sono persone che a tempo pieno, ed è un appalto, voglio dire, grosso. Quindi noi siamo come amministrazioni assolutamente affogate dalle attività di attuazione, di pagamento, di controllo, e finché questa problematica non viene risolta è difficile veramente provare a disegnare, a fare una valutazione. Già, diciamo, è difficile cercare di fare una valutazione che sia veramente utile a noi. Cioè, abbiamo fatto noi già un grande sforzo per chiedere alla valutazione qualcosa di più rispetto al compitino, tra virgolette, per la Commissione europea. Quindi è già stato un grande sforzo che abbiamo tentato di fare. Quindi questi obiettivi di miglioramento sono percorribili solo se dal lato della Commissione europea si riduce la complessità. Perché se la Commissione europea ci chiede di fare dei lavori enormi, tutte le energie vengono assorbite dal rispondere a quelle richieste. Quindi ci deve essere una minore complessità, un minor onere amministrativo per eseguire quel tipo di valutazione, per poter dare più spazio, energie e risorse a un altro tipo di valutazione, che sia fruibile anche a tutto il resto della società, giustamente. E appunto anche le regole, diciamo, della Commissione europea devono essere un po' diverse, perché finché le regole sono quelle per cui noi siamo valutati in base ai tempi e alle quantità di risorse che paghiamo, necessariamente le amministrazioni su quegli obiettivi finalizzano tutte le loro risorse e quindi nuovamente alla gestione, ai controlli e ai pagamenti. Se finché l'operato pubblico viene valutato su quei parametri e su quello che si concentra la risorsa, quindi sicuramente questo è secondo me un ambito su cui c'è margine di manovra, c'è margine di miglioramento, tenendo però conto appunto che ci sono forti limiti proprio per motivi proprio molto terra terra, molto concreti, di mancanza di tempi e risorse umane che possano pensare e lavorare su questo ambito. Cioè io ho la necessità di fare un attimo un po' di chiarezza, perché ripartendo anche dalla provocazione che faceva Carlo, no? Allora c'è un problema che qui siamo partiti a parlare della comunicazione, poi siamo andati a finire a cos'è la valutazione, cos'è il programma, se andiamo avanti probabilmente parliamo della, non so, felicità del mondo. Allora, ovviamente dobbiamo però, secondo me, arrivare, allora, una cosa è l'utilità della valutazione, che è tema dibattuto anche altre volte, che dipende da tante cose, ma dipende anche da quale criterio stabiliamo quest'utilità, cioè l'utilità rispetto a un mandato. Allora il problema è qui, è qual è il mandato valutativo e qual è la domanda di valutazione. In realtà qui adesso, al di là delle capacità che poi ha il valutatore o meno di dare risposta a questo mandato, ma questa problematica è collegata a sua volta cosa intendiamo per programma e cosa intendiamo per programmazione. Allora la risposta alle domande valutative della Commissione eccetera rispondono a una legittima, secondo me, necessità di valutazione di politiche che sono state concepite in un certo modo. Ovviamente poi a queste domande valutative se ne possono aggiungere delle altre, cioè quello che la Commissione, diciamo così, vestente, è che il programma, nel momento in cui viene concepito, viene attuato e viene fatto proprio dai beneficiari, si trasforma. E i criteri e, se vogliamo, i valori rispetto al quale tu dai questo giudizio sono complessi, diversificati e in via di trasformazione. Accanto quindi ai valori o criteri che giustamente la Commissione, non è che perché la fa la Commissione, che sono politiche decise a livello delle istituzioni democraticamente elette, hanno definito, però ce ne possono essere degli altri di cui tener conto.
Allora, la valutazione è utile se riesce, diciamo, a affrontare la complessità di queste cose secondo un approccio più costruttivista, adesso qui entreremo. Poi però ci può essere un'utile valutazione che però poi è scarsamente comunicabile, 1400 pagine scritte, non so, insomma, male, quindi potenzialmente, quello è un altro problema, cioè questo è un problema, è il problema. O nello stesso tempo ci può essere una valutazione che video, cose, bellissima, che però che ci dice? Poco, ci dice o ci fa propaganda, o ci fa retorica, o ci dice comunque poco. Quindi ovviamente il mix è fra le due. Allora, quello che però volevo sottolineare è che qui, insomma, anche Corazza diceva il video. No, secondo me questi strumenti sono, e mi trovo d'accordo, possono essere degli strumenti di indagine, non solo di migliorare i risultati di un processo valutativo. Poi c'è il valutatore, secondo me non è specialista di nulla, noi facciamo delle indagini sull'avifauna, io non riesco a riconoscere un merlo, non è quello il punto, cioè poi ci dobbiamo attrezzare per avere il know-how, le competenze, ma però secondo me potrebbe, cioè io domani vado a fare così, cioè animare un focus group a Mestre. Sì, forse in effetti adesso sentendo anche voi qua, se poi invece del solo registratore avessimo avuto anche una telecamera, adesso banalmente, probabilmente poi dopo risentendo queste cose, quindi in maniera poco strutturata potrei avere. Quindi secondo me, ecco, però mi sembra che quello che loro soprattutto ci hanno raccontato, che voi ci avete raccontato, è essenzialmente attività di valutazione partecipata anche attraverso questi mezzi. Non ci avete molto raccontato un'attività di comunicazione di risultati della valutazione. È soprattutto questo lo strumento interessante. Grazie. Ok, just on your last remark there, I don't think that's an accident at all. The reason why we focused on what evaluation is rather than what communication is because for us there is a tension between objectivity and effectiveness, and it may be that a 1400 page report that weighs 5 kilograms is more effective for assuring people that good research has been done if they're never going to read it. It doesn't matter if it's 200 or 1400. But I like to think we can do better than that. And so I hope it's come across this idea that in terms of communication and the potential use of video or other tools, it's not just about something that happens after the process, that there's potential before or during, and that's been... and that's not to denigrate the professionalism of evaluators, because I think one of the central values within that is objectivity. That's one of the core professional values, is producing the truth. I'd also say that they're not the only people in the situation who often are interested in talking about the truth, and in my experience, evaluators are not always objective, so just to put that on the table. To turn your question around about should evaluators become communicators, I see that slightly differently. For me, I think this type of participatory evaluation sits alongside formal evaluation very nicely, and there's evidence that they feed each other, and that's more effective, and that brings them more in line with the other things that are happening within the development process. So given that, it's not just a question of should evaluators learn how to be facilitators or communicators, but it's what do evaluators have to give into that situation? What does the profession have to offer alongside other professions? Because I don't think in any of these situations, it's a story about what the accountants do, or what the lawyers do, or what the managers do, or what the evaluators do, or what the facilitators do. But it's how do those different competencies work together, and can we design better programs? And I think that's the story of why we're here and why these discussions are interesting. I will go from this distinction between evaluators and communicators. I don't think evaluators can escape to communicate. When you go and make an interview or explain someone the project or organize a focus group or whatever you do, you communicate. And you communicate your evaluation and the objectives and everything.
And so this is one thing you can't escape. The other thing you can't escape is change in methodology and methods. I mean, if you think about this video conference we had today, these cameras, I mean, 15 years ago, this was science fiction, alongside emails 20 years ago, and photographs in reports, which is absolutely everywhere now. 10 years ago, I mean, it came with digital photography. We never had it before. And actually, video is the new language. And you can escape it, but you will fall out of something, a very strong, big trend. I mean, you have 15-year-old children now making great films with their telephones and putting up competitions on the internet. And you can think that video is difficult, but actually it is done with illiterate people in Africa, not with, by illiterate people in Africa and the former Soviet Union. So it's not difficult, it's just different from what we have been doing so far. Using an editing program well is not more difficult than using word processor well. It's just something different that we haven't done yet. So this whole thing is not difficult. And the main thing is not the technical thing. The main thing is facilitation skills and organizational skills and finding the right people to do the right thing. But it's true for absolutely everything. And a lot of the best PVs we've done had nothing to do with technology. We had once a great discussion where I was a reporter and there was a chat show going on, and there were absolutely fantastic things coming out of it, and we didn't have a tape in the camera. And people didn't know we didn't have a tape, but the camera, we told them at the end. So it's video in this sense is, first of all, to create an environment for working together, then to create a product that you can show to other people. And I would encourage everyone, and if we can help anything in connection with this, you know where to find us. Thank you very much for the attention and for the invitation. Ricapitolando quanto detto prima, io ritengo importante che calino i pregiudizi rispetto a quelli che potrebbero essere i prodotti di comunicazione da realizzare per rendere maggiormente efficaci, appunto, per rendere maggiormente efficace la comunicazione dei risultati della valutazione. C'è ampio spazio per poter lavorare e produrre strumenti utili, soprattutto per coinvolgere la comunità. Io ritengo indispensabile, perché comunque se c'è qualcuno che deve dar conto, in questo caso il decisore politico, può farlo anche utilizzando i risultati della valutazione. E bisogna fidarsi della creatività, essere creativi, quindi non solo l'approccio della ricerca sociale, però cercare delle soluzioni in grado di coinvolgere e quindi non avere pregiudizi nei confronti di tutte le nuove forme di comunicazione digitale o del ninja marketing o del guerrilla marketing, per raccontare delle cose che nei loro contenuti sono molto difficili, molto ostiche da trasferire, da tradurre. Quindi bisogna abbassare i pregiudizi e fare tabula rasa di tutto e, secondo me, con un approccio creativo e innovativo, provare a raccontare. Prima è stato detto che non sono stati dati degli esempi di comunicazione efficace. Io ne ho trovati. Cioè, quindi vuol dire che fino adesso, a parte il loro racconto straordinario su un metodo innovativo hanno presentato qui, però di fatto, cioè, ad oggi, anche voi dal vostro survey avete rilevato che di fatto i prodotti sono pochi, quindi, cioè, pensate quanto spazio c'è. È chiaro che il prodotto di comunicazione da realizzare dovrà essere definito all'interno di una strategia puntuale in cui andremo ad analizzare i bisogni informativi e gli obiettivi che vogliamo dare alla nostra comunicazione. Grazie. So I would like to point out three things. First, the role of evaluators. We didn't really discuss, and I am really glad that the evaluators did not start to defend themselves, because they are also one part of the whole game. And just one
one thing which came up to my mind is talking about the communication between evaluators and the managing authorities and so on. So please think about the role of the evaluator in the next funding period, if the evaluator is responsible for the assessment of the performance framework. When there is directly linked money to the work of the evaluator, think about future communication processes. The second thing is the content. Who is interested in communicating things he don't really want? We had our annual meeting of the National Monitoring Evaluation Network always end of January, and we had representatives from managing authorities and also from DG Agriculture and DG Regional Policy. And our managing authorities ask, and we also do this as a member state in the council working groups, please do the ex post evaluation by your own. And the guy from the commission said, yeah, but you as a member state are interested in the ex post. And it was like a ping pong. Our managing authority says, no. Commission, yes, you are. No, we are not. Yes, no, yes, no, yes, no. And in the end, there was a short break, followed by the real reason. The commission side said that they are not able to cover the 95 programs on an EU scale. DG regional policy can, but they are not able. So, and this was a result of this discussion. So this leads to my third aspect, is the instruments. From my point of view, we discussed, or we have two different kinds or sets of instruments, the passive ones, the reports, and we will not replace these passive ones with the active ones, but we can add. And I think it's closely linked to the origin of the system. And we have this administrative system where you have to justify and to audit every euro. And therefore, we need the reports, audits, and on the other side, to distribute information, we have also passive ways a lot of web pages, leaflets, and so on. And to also do some advertisement. Beside our business cards, this is the only printed thing we have as national network. It's a short flyer. The rest is only on our webpage, and you can print it if you want to, but not printed things. Because we believe that it's more important to talk with the people directly, also to document things, but not to to contribute to this many pages exercise. So to conclude, one critical comment towards YouTube. Your presentation was really excellent. But the same with our taxpayers, when the picture of a tree is used to symbolize and to have a symbol for network and for communication and linkages. Also the EU evaluation help desk has a tree, a burned down one. But if you look at the tree, just turn it around, and then you have this classical line administration system we have for all ministries in Germany and maybe in Italy. You cannot jump, or you only can jump from one to the other tribe. But normally you have to go down, and if you turn it around, you have to go upstairs to the head of something. Only animals can jump, but the rest is line organization. So it's not a tree, it's a different thing. I don't know what would fit best, but not a tree. So the last issue. As I said, beginning with my third point, the active ways are really useful to enrich the discussion. And the examples you have given and we have discussed are all in the field of where the process has an important role. Community development, leader, and so on. But
concerning the RDPs, leader is in Germany 5 or up to 10%, so 90% is something else. And maybe it's first to implement these more interactive things in the fields where the process has more weight than the only administration or the administrative things, because we have a lot of measures which are subject to administrative tasks and rules and procedures. So you don't need big discussion projects to approve agri-environmental contracts. So there's no need. But of course we can think about how to enrich the discussion and the distribution of information with these and other useful tools. Thanks again for the invitation. If you want to know more, I've brought some printed versions at the entrance. So, thanks a lot also for your contribution. It was quite interesting for me.